Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Sorelle e fratelli carissimi, oggi è la 31ª domenica del tempo ordinario. L'anno liturgico sta per terminare e sta per terminare anche il viaggio che Luca ci ha proposto in compagnia di Gesù. Il viaggio che, partendo dalla Galilea, porta Gesù e anche noi a Gerusalemme, la città santa, lì dove Gesù ci farà dono della sua vita, morendo per noi sulla croce e risorgendo per donarci una vita nuova. Oggi il Vangelo ci fa fare tappa, l'ultima a Gerico, l'ultima città prima della salita di 27 chilometri attraversando il deserto di Giuda prima di arrivare a Gerusalemme. Era una sosta obbligata per riposarsi, per fare scorta di acqua, per riprendere in modo consapevole il cammino verso la città santa. Gesù quindi arriva a questa città che, secondo gli storici, è la città più antica del mondo. Le prime tracce di essa si perdono 8.000 anni prima di Cristo. Costruita su una collina e ricostruita per una ventina di volte. Essa è presente già nella storia della salvezza. Per entrare in essa, i sacerdoti di Giosuè gli girano intorno 7 volte e al suono delle loro trombe le mura, che sembravano imprendibili, cadono come dei birilli, come se fossero state fatte di carta. Al tempo di Gesù, la città di Gerico non era più su quella piccola collina, era in una costa laterale. Gerico era definita città delle palme, proprio perché sorgeva vicino a una sorgente antichissima che aveva una bella portata, 4.500 litri al minuto. Questo permetteva la presenza di molti alberi da frutto, di molte palme, appunto. Permetteva la produzione anche di profumi. Giuseppe Flavio, storico del tempo di Gesù, diceva che questa sorgente aveva delle proprietà speciali. Durante l'estate la sua acqua a contatto con l'aria diventava sempre più fresca. Durante l'inverno questa acqua diventava tiepida ed era bellissimo potersi fare il bagno. Addirittura ci dice Giuseppe Flavio che quest'acqua aveva delle proprietà curative, che guariva anche alcuni tipi di tumore. Le piante producevano datteri e frutti di ogni genere, che non avevano da invidiare nulla ai frutti migliori delle altre parti del mondo. Si producevano i migliori profumi del mondo e quindi Gerico era una città molto frequentata per motivi di lavoro, per motivi di commercio. Inoltre, la presenza di queste acque faceva di essa come una stazione termale e le persone andavano lì, così come oggi si va nelle spa.
Fra l'altro, Gerico era la città delle seconde case della gente bene di Gerusalemme, i quali scendevano fino a 300 metri sotto il livello del mare e lì vivevano in un modo più tranquillo, più sereno e in un clima più adeguato. Sempre Giuseppe Flavio ci dice che mentre nelle altre parti della Giudea nevicava, lì a Gerico le persone andavano in giro con vestiti di lino finissimo. Ecco allora che Gesù passa attraverso questa città e incontra tante persone, compie anche tanti miracoli, aveva appena guarito un cieco a Gerico. E in questa città, proprio per la sua importanza, proprio per la ricchezza che essa deteneva, c'era anche la dogana, c'erano anche coloro che facevano pagare le tasse, cioè i pubblicani, e avevano anche un capo, questo capo si chiamava Zaccheo. Mai nome fu così diverso da quello che uno faceva. Lo sappiamo anche da domenica scorsa, quando abbiamo trovato un pubblicano vicino al fariseo, che i pubblicani erano degli spergiuri, avevano rinnegato la loro fede, erano dei ladri autorizzati. Zaccheo invece significa puro, innocente, santo. Sicuramente il nome non rispecchiava l'identità di questa persona. Ma questa persona, piccola di statura, ma molto ricca, aveva però nel cuore un'inquietudine, aveva un desiderio, voleva vedere chi era Gesù. Ma non lo voleva vedere semplicemente come i tifosi aspettano all'aeroporto la loro squadra che torna vittoriosa con la coppa. Non lo voleva vedere semplicemente come i fan vanno ad aspettare il loro cantante o il loro attore preferito. Lo voleva vedere perché aveva sentito parlare di lui e aveva pensato che finalmente Gesù potesse dare soluzione alla sua inquietudine interiore, potesse soddisfare la sua fame di senso, potesse soddisfare la sua sete di una vita felice, riuscita. Lui aveva tutto nella vita, poteva permettersi gli abiti alla moda, poteva permettersi ogni tipo di vacanza, poteva permettersi ogni tipo di cena, ogni tipo di vino, i più pregiati che il mondo antico potesse proporre. Ma tutto questo non gli bastava. Sicuramente si era dato anche a dei comportamenti non propriamente morali, ma nemmeno questo lo aveva soddisfatto. Allora, sentendo dire che Gesù stava passando, egli lo vuole vedere e corre davanti. Non si limita a camminare, corre e si mette su un sicomoro, cioè cambia la prospettiva del suo sguardo. Non guarda a Gesù come aveva guardato alla realtà fino ad allora, ma cambia la prospettiva per vedere Gesù in modo diverso e poi, con l'intervento di Gesù, come vedremo, poter vedere persone, situazioni, cose, circostanze in modo diverso. Zaccheo capisce che è l'occasione della sua vita, capisce che questo incontro potrebbe trasformare la sua esistenza. Vuole vedere Gesù, ma non immagina minimamente che Gesù invece sarà lui a fargli una sorpresa. Infatti, quando Gesù arriva sotto il sicomoro, ecco perché siamo sotto questo albero che in modo simbolico vorrebbe rappresentare il sicomoro, Gesù alza gli occhi per guardare Zaccheo. Zaccheo, quindi, che voleva vedere Gesù, scopre di essere visto da Gesù, di essere guardato da Gesù, di essere amato da Gesù, per il quale lui non è un pubblicano o il capo dei pubblicani, ma è una persona con la sua identità. Gesù lo chiama per nome: Zaccheo, scendi in fretta. E Zaccheo scende in fretta per accogliere Gesù nella sua casa, nella sua vita,
così come la sua casa era, così come la sua vita era, perché Gesù ci ama così come siamo e con il suo amore ci trasforma, con il suo amore ci trasfigura, proprio come accadde a Mosè. La gente mormorava, la gente parlava male di Gesù. Eccolo, ancora una volta va nelle case dei peccatori, ancora una volta si mette in compagnia di questi pubblici peccatori lontano da Dio e lontani dai fratelli. Ma Gesù, che pure aveva detto cose severe contro i ricchi, definendo stolto o addirittura pazzo il ricco agricoltore che aveva avuto un raccolto fantastico e che avrebbe voluto godersi la vita, ricordandogli che quella notte stessa sarebbe morto, Gesù, che pure aveva detto: «Se non siete disposti a lasciare i vostri beni, non mi potete seguire», Gesù, che pure aveva affermato: «A che giova guadagnare il mondo intero se poi perdete la vostra vita?» Gesù era anche quello che appunto andava in compagnia dei peccatori, andava in compagnia dei pubblicani e addirittura ne aveva scelto uno, Levi, Matteo, affinché potesse diventare suo discepolo. Forse proprio questo aveva spinto Zaccheo a cercare Gesù e si era trovato guardato e cercato da Gesù. Poi il testo del Vangelo ci dice che dentro casa sua a un certo punto Zaccheo si alza, ma la traduzione migliore sarebbe rimesso in piedi. Zaccheo si mette in piedi, ma non per la sua forza di volontà, ma per l'amore che il Signore Gesù gli aveva donato, per il dono della misericordia gratuita che il Signore gli aveva fatto. Zaccheo si mette in piedi perché è stato rimesso in piedi dall'amore di Gesù che ha trasformato la sua esistenza. E fa cose che non gli erano state chieste, che non era tenuto a fare. Nessuno gli avrebbe potuto chiedere di dare la metà dei suoi beni ai poveri, ma egli lo fa. Nessuno gli avrebbe potuto chiedere di restituire 4 volte tanto a coloro che aveva rubato, ma egli lo fa. Poteva restituire il 20% in più, come diceva la legge, ma egli restituisce 4 volte tanto, perché la sua vita è stata trasformata, avendo fatto esperienza dell'essere amato, avendo fatto esperienza della gratuità dell'amore. Egli si mette in movimento a sua volta, diventa anche lui testimone di un amore che può cambiare la vita delle persone. E allora, come Zaccheo, anche noi impariamo a correre in avanti e impariamo a salire sul sicomoro per guardare a Gesù da una prospettiva diversa. Non il Dio giudice, il Dio che castiga, il Dio contabile, ma un Dio che ci vuole bene, che ci ama, che è venuto sulla terra proprio per la nostra salvezza. Un Dio che non ci guarda dall'alto in basso, ma dal basso in alto, proprio come Gesù ha fatto con Zaccheo, come farà con l'adultera davanti al Tempio di Gerusalemme e come farà con i discepoli durante l'ultima cena, lavando loro i piedi e invitandoli a fare altrettanto. Impariamo da Zaccheo a vivere nella gratuità, impariamo da Zaccheo a mettere su relazioni nuove, non più legate al commercio, ai soldi, allo scambio, ma legate all'amore, che appunto è l'unica realtà che trasfigura la nostra vita e ci permette di trasfigurare anche la vita degli altri. Allora e solo allora potremo fare la salita definitiva a Gerusalemme, sapendo abbracciare come Gesù la nostra croce, affinché essa per noi sia mistero di morte e di risurrezione, sia mistero di vita nuova.